Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di geometria di oggi andremo a vedere la lunghezza di un arco di circonferenza. Nella scorsa lezione abbiamo visto come, dato il raggio o il diametro di una circonferenza, se ne potesse calcolare la lunghezza oppure come affrontare il cosiddetto problema inverso in cui, data la lunghezza di una circonferenza, se ne poteva poi calcolare il raggio o il diametro. Ecco, oggi noi andremo a vedere un problema simile, però nel caso di un arco di circonferenza, e vedremo come qui avremo un altro elemento in gioco, ovvero il cosiddetto angolo al centro. Quindi il nostro primo obiettivo sarà calcolare la lunghezza di un arco di circonferenza, dato il suo raggio e l'angolo al centro. Poi vedremo come verso in cui dovremo calcolare il raggio o l'angolo al centro di un arco di circonferenza, data la sua lunghezza, e infine, ma questo soprattutto con gli esercizi che faremo in classe, risolvere problemi complessi legati alla lunghezza di un arco di circonferenza. Ma prima di tutto un breve ripasso di alcuni concetti che abbiamo incontrato lo scorso anno. In particolare vediamo il concetto di arco di circonferenza. Ecco, se noi disegniamo una circonferenza come questa qui, di centro O e raggio R, se andiamo a individuare su questa stessa circonferenza due punti qualsiasi, che in questo caso ho chiamato A e B, la porzione di circonferenza compresa tra questi due punti si chiamerà appunto arco di circonferenza ed è questa linea che ho disegnato qui in blu. La lunghezza di questo arco la chiameremo L e questo arco dipenderà ovviamente anche dall'ampiezza del suo corrispondente angolo al centro che indicheremo con la lettera alfa. E qual è la relazione tra lunghezza dell'arco e l'ampiezza del corrispondente angolo al centro? Cominciamo vedendo due casi particolari, a partire dalla semicirconferenza, ovvero, se vogliamo, da quell'arco corrispondente a un angolo al centro di 180 gradi, ovvero la metà dell'angolo giro. È chiaro che la lunghezza di questo arco non sarà altro che la lunghezza della circonferenza completa diviso 2. Nel caso del quarto di circonferenza, ovvero di quello spicchio di quell'arco di circonferenza corrispondente a un angolo al 190 gradi, ovvero un quarto dell'angolo giro, ecco, la lunghezza dell'arco non sarà altro che la lunghezza della circonferenza diviso 4. E se andiamo a generalizzare quanto visto per la semicirconferenza e il quarto di circonferenza, possiamo che ca capire che tra lunghezza dell'arco e angolo al centro c'è una relazione di proporzionalità diretta, ovvero raddoppiare e triplicare di una grandezza raddoppia e triplica anche l'altra. Quindi possiamo scrivere che la lunghezza di un arco di circonferenza L e corrispondente angolo al centro alfa saranno grandezze diviso alfa o L fratto alfa è uguale a una costante. E per capire quanto vale questa costante basta vedere il caso particolare di una circonferenza completa, perché questa corrisponderà a un angolo al centro di 360 gradi, in cui possiamo dire che L sta alfa come C sta a 360 gradi. Siamo così in grado di scrivere la nostra prima formula, formula diretta che ci permette di calcolare la lunghezza dell'arco di circonferenza conoscendone il raggio R e l'angolo alfa. Rimaneggiando la formula vista nel slide precedente, possiamo scrivere che L è uguale a C per alfa diviso 360 gradi, ma conoscendo la formula diretta circonferenza, possiamo infine scrivere che L è uguale a 2 per pi greco per raggio per angolo al centro alfa diviso 360 gradi. Applichiamo subito questa formula a un caso molto semplice. Consideriamo un arco di circonferenza di raggio 12 cm che abbia un'ampiezza di 30 gradi. Calcola la lunghezza dell'arco. Come al solito cominciamo disegnando la figura. Qui ho disegnato un arco qualsiasi, non c'è bisogno che lo facciate esattamente 30 gradi, ma è importante che andiate a indicare le varie parti, quindi il centro O, gli estremi A e B, l'angolo alfa. Quali sono i miei dati? Sono lunghezza del raggio, quindi scrivo R uguale a 12 cm, l'ampiezza dell'angolo al centro, quindi scrivo alfa uguale a 30 gradi, e mi domanda la lunghezza dell'arco, quindi scrivo L uguale punto di domanda. Questo problema si risolve in un unico passaggio. Scrivo di nuovo la formula L uguale 2 pi greco R per alfa diviso 360 gradi
e a questo punto sostituisco i valori 2 pi greco per 12 per 30 diviso 360 gradi. E a questo punto comincio a fare un po' di divisioni. Divido per 10 sopra e sotto, quindi elimino i due zeri. Posso dividere sia 36 che 3 per 12, 3 diviso 3 fa, scusate, per 3, 3 diviso 3 fa 1, 36 diviso 3 fa 12, che diviso 12 qui, quindi mi rimarrà come risultato 2 pi greco centimetri. Ed ecco una variante dell'esercizio di prima in cui invece della del raggio abbiamo il diametro. Un arco di circonferenza di diametro 60 mm ha un'ampiezza di 60 gradi. Calcola la lunghezza dell'arco. Quindi nuova figura, dati, diametro uguale a 60 mm, alfa uguale a 60 gradi, domanda L uguale a punto di domanda. Lo svolgimento sarà come l'esercizio precedente, ma questa volta nella formula circonferenza useremo l'espressione con il diametro, ovvero pi greco per diametro, poi per alfa diviso 360 gradi. Molto velocemente, pi greco per 60, il valore di diametro, per 60, che è anche il valore dell'ampiezza dell'angolo, diviso 360. Ci sono vari modi in cui posso approcciare sotto per 10, poi diviso 36, 6 per 6, qui fa 1, qui fa 6, dividendo 60 per 6 mi rimane 10, e infatti il risultato è 10 pi greco millimetri. E ora andiamo a vedere il problema inverso, ma prima una cosa mi preme sottolineare. Abbiamo visto che nel caso della lunghezza circonferenza ci bastava un'informazione che fosse il raggio, fosse il diametro, per risolvere il problema. E anche lo stesso vale per il problema inverso. In questo caso, invece, nel caso della lunghezza dell'arco circonferenza, le variabili sono tre. Di solito sono la lunghezza dell'arco, l'ampiezza alfa e il raggio. Quindi è chiaro che per ottenere un risultato devo conoscere gli altri due numeri, non solo. In questo caso di problemi inversi possibili ce ne sono due. Ci sarà quello in cui mi chiederà il raggio oppure quello in cui mi chiederà l'angolo al centro. E infatti eccole qui, le nostre formule inverse. Se conosco la lunghezza dell'arco circonferenza L e voglio trovare o il raggio R o l'angolo alfa. Sottinteso, quando voglio trovare una, significa che dovrò necessariamente conoscere l'altra variabile. Cominciamo con quella per l'angolo al centro. L'angolo al centro alfa sarà dato da 360 gradi per la lunghezza dell'arco diviso la lunghezza della circonferenza. E qui di nuovo, se conosco la circonferenza bene, se conosco il raggio, dovrò usare la formula che mi dà la circonferenza conoscendo il raggio. Se invece voglio conoscere il raggio R, posso procedere in due passaggi, penso che sia la cosa più semplice, ovvero considero prima di tutto come trovare la lunghezza della circonferenza che è data da lunghezza dell'arco per 360 gradi diviso alfa e a questo punto utilizzare la formula inversa del raggio, ovvero circonferenza diviso due volte pi greco. E per chiudere questa lezione volevo proprio vedere un esempio di applicazione dell'ultimo problema inverso, ovvero quello in cui c'è da trovare la lunghezza del raggio. Ed eccolo qui. Un arco di circonferenza lungo 20 pi greco millimetri ha un'ampiezza di 30 gradi. Calcola la lunghezza del raggio. Come al solito disegno la figura. Scrivo i miei due dati, come ho detto, no? Ci sono tre variabili, quindi devo avere come minimo due dati. E la domanda chiaramente sarà la terza variabile, ovvero il raggio. E come ho suggerito prima, eseguirò lo svolgimento in due passaggi. Nel primo passaggio andrò a calcolare la lunghezza della circonferenza. Usando la formula che abbiamo visto pochi istanti fa, abbiamo L per 360 diviso alfa, vado a sostituire i valori, al posto di L metto 20, ecco, 360 lo riscrivo pari pari, al posto di alfa metto 30 gradi. Di nuovo, divisioni successivi, divido per 10 sopra e sotto, mi rimane 36 diviso 3, posso dividere tutte e due per 3, quindi 3 diviso 3 fa 1, 36 diviso 3 fa 12. Questo 12 mi rimane a moltiplicare il mio 20 pi greco e il risultato finale per la circonferenza sarà 240 pi greco millimetri. Ma io volevo il raggio e quindi cosa vado a fare? Vado a usare la formula inversa del raggio. Quindi scrivo la circonferenza 240 pi greco diviso 2 pi greco sopra e sotto si eliminano, no, fa
pi greco diviso pi greco fa 1, 240 diviso 2 fa 2. Il risultato finale sarà 120 mm. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima da Mr. Boscherini.